Sì, dopo l'anno 2020 e a causa dell'emergenza sanitaria non ci ha consentito di far svolgere la seconda edizione e finalmente quest'anno con grande orgoglio e grande soddisfazione possiamo presentare alla città, ma non solo al Valdarno e alla provincia d'Arezzo, la seconda edizione del concorso pianistico internazionale Umberto Quagliata. Per una settimana, dal 21 di novembre, la nostra città sarà al centro di un evento internazionale pianistico di grande prestigio, perché avremo una giuria internazionale importante di nomi di rilievo nell'ambito della musica classica italiana ed internazionale e avremo ben 89 iscrizioni a questo concorso pianistico. È un concorso giovanissimo perché siamo alla seconda edizione, peraltro, dopo aver saltato un anno a causa del Covid, eppure giuria prestigiosissima, concorrenti estremamente autorevoli. Per una settimana San Giovanni sarà al centro dello scenario di musica classica internazionale, vuoi per la giuria, vuoi per i concorrenti, vuoi anche per il pubblico. Con profondo orgoglio che una città di 17.000 abitanti effettivamente si candida ad ospitare un premio di livello internazionale che raggiunge degli standard qualitativi analoghi a quelli dei premi più storici e più storicizzati e tradizionali. Allora, il concorso inizia ufficialmente con il concerto di inaugurazione del maestro Guido Henke, il 21, domenica, in Pieve, alle 17. E andremo avanti tutta la settimana, per poi finire domenica 28 alle 16, dove ci sarà la prova finale con orchestra dei finalisti, appunto, della sezione 1, la sezione in tre prove, e dove ci sarà tutta la cerimonia di premiazione e il concerto dei vincitori della sezione 2 a categorie. Nel mezzo avremo anche il martedì sera un appuntamento di assoluto prestigio, che è il concerto di Mariangela Vacatello, che è una pianista italiana che veramente ci rappresenta in tutto il mondo, nelle più grandi teatri, nelle più grandi sale da concerto di tutto il mondo, insomma. E questi musicisti faranno parte della giuria. Con un numero di iscritti notevolissimo, 89, che provengono non solo da tutta Italia, ma avremo pianisti cinesi, coreani, pianisti che vengono dalla Germania, dall'Austria, spagnoli, giapponesi, russi, quindi veramente ci sarà un livello veramente straordinario, anche perché tanti pianisti presenti sono già vincitori di importanti concorsi internazionali, sono già pianisti in carriera.